considerate il seguente problema. Volete andare in piscina, ok? E la piscina vi propone due tariffe orarie. La prima tariffa prevede tariffa 1, 8 euro per ogni ora per i non soci. Tariffa 2 per i soci, che ha un costo orario di 3 euro più 120 euro quota associativa annuale. Quindi 8 euro per ogni ora, 3 euro per ogni ora, 120 euro quota associativa annuale. Quale vi conviene? Tariffa 1 o tariffa 2? Apriamo un dibattito. Dipende dal fatto. Dipende. Ottimo. Dipende da quante ore ho intenzione o presumo di andare in piscina. Se vado un'ora sola mi conviene pagare 8 euro. Se vado 50 ore, 30 ore, magari mi conviene, distribuito ovviamente le cose dell'anno, quello che penso di fare, mi conviene forse l'altra tariffa. Come faccio a sapere quale delle due mi conviene? Qui, che significa conviene, anzi, posso cambiare pagina? Avremo, se la nostra incognita è quante ore vado in piscina? In piscina, cioè il numero di ore in piscina in un anno. In base al numero di ore che presumo di andare in piscina, o che andrò, dipende, calcolerò il costo C della tariffa 1, che dipenderà da X, C1 di X, cioè il costo della tariffa 1, dipendentemente dal numero di ore, e il costo della tariffa 2, C2 di X. È chiaro cosa sta scritto, cosa significa? C costo 2 della tariffa 2, di x, quindi che dipende da x che ancora non conosco. Come formalizzo il fatto che convenga la tariffa 1 o la tariffa 2? In termini più semplici non si può. Quando è che conviene una tariffa? Se costa di meno, se C1 è minore di C2. Conviene la tariffa 1 se il costo di C1 è inferiore o minore, meglio, del costo della tariffa 2. Questa non è un'equazione, non ho un uguale, ma è una disequazione. Perché? Perché anziché avere il consueto simbolo dell'uguale, un'espressione posta uguale ad un'altra, qui abbiamo, ci interessa quantomeno, un confronto di tipo diverso. Rispondere alla domanda quando conviene l'una rispetto all'altra ci chiede di impostare una disequazione. Ok? Adesso andiamo ancora un po' più in dettaglio. Come calcolo il costo della prima tariffa? Beh, per calcolare il costo della prima tariffa, C1 di X, è
sufficiente ricordarsi che non ho quota fissa, ma pago ogni euro, ogni 8 euro ogni ora, quindi costo per ogni ora per numero di ore. 8 volte x. 8 euro per ogni ora per il numero di ore. Ok? Il costo della tariffa 2 per x ore è il costo orario, analogo a questo, ma ho 3 euro per ogni ora, 3 per x, più la quota associativa annuale, che quella è fissa, non dipende da x. Che vada un'ora, due o 200 è uguale. Ok? Stabilire se c1 è più piccolo di c2 significa chiedersi per quali valori di x, quante ore ho di andare, 8x è minore di 3x più 120. E questa è la disequazione che risolve il mio problema. Bisogna affrontarlo nel modo giusto. Puoi andare sulla montagna più alta che vuoi se hai l'attrezzatura adatta e l'allenamento adatto a farlo. Che problema ci si pone adesso? Abbiamo impostato il nostro problema. Abbiamo visto come comportarsi con le equazioni. Adesso dobbiamo affrontare il problema: come mi comporto con le disequazioni? Quali sono quindi? Cosa abbiamo usato per risolvere le equazioni? I dati. È un po' poco. Anche i dati, quello per risolvere i problemi. Posto che tu hai già l'equazione, come ti comporti? Bene, ovviamente. Che significa bene? Bene significa rispettare le leggi. Quali leggi? I principi di equivalenza. Quindi mi servono i principi di equivalenza per le disequazioni. Andiamo alla ricerca. Vado a indagare. Qual è il principio di equivalenza primo per le equazioni? Se aggiungo un numero tra una parte e l'altra, posto che ho un'equazione, quale che sia, posso aggiungere o togliere una stessa quantità a destra e a sinistra dell'uguale e ottengo un'equazione equivalente alla precedente. Vale anche qua. Facciamo un esempio. Questa è una disequazione corretta. 2 è minore di 5. Ok? Supponete di aggiungere qualcosa a destra e a sinistra. Rimane una disequazione corretta. 2 più 3 che è 5 è più piccolo di 5 più 3 che è 8. Oppure posso fare 2 meno 3 minore di 5 meno 3. 2 meno 3 è meno 1, che è minore di 2. Questo non dimostra nulla, ma solo vi fa intuire che posso applicare anche le equazioni lo stesso principio. D'altro canto, figuratevi l'idea della bilancia, no? Quando abbiamo le equazioni, i due piatti della bilancia devono essere in equilibrio. Qui, su questo piatto, c'è meno che in questo. Quindi sono messi così. Se aggiungo da tutte e due le parti la stessa quantità di frutta, verdura, pesetti, quello che vuoi, il disequilibrio rimane nello stesso senso. Se quello di sinistra è più in basso di quello di destra,
e aggiungo su tutti e due lo stesso numero di pesetti, la differenza rimane nello stesso senso. È chiaro? Quindi il primo principio è identico. Data una disequazione di qualsiasi tipo, posso aggiungere o sottrarre la stessa quantità a destra e a sinistra del maggiore o minore, quello che sia, ottenendo una disequazione equivalente alla precedente. Quindi il primo principio vale in modo identico. Vediamo il secondo. Allora, primo principio. Per le disequazioni funziona secondo principio. Torniamo come eravamo prima. 2 è minore di 5. Secondo principio riguarda le moltiplicazioni o le divisioni. Ok? Supponiamo di moltiplicare a destra e a sinistra per 3. Oggi mi piace il 3. Ho fatto il 3 anche prima. Quindi ottengo a sinistra 2 per 3, a destra 5 per 3. 6. 15. La disequazione rimane verificata, valida. D'altro canto, se a sinistra ho il piatto più in basso, che non a destra, okay? Se raddoppio o triplico quello che ho nei piatti, la differenza rimane nello stesso senso. È sempre così? No. No. Se moltiplico per meno 3, perché nel principio precedente posso sommare o sottrarre, qui posso moltiplicare per un numero positivo ma anche per un numero negativo. 2 per meno 3 mi dà meno 6. 5 per meno 3 mi dà meno 15. Meno 6 è minore di meno 15? No, no, è maggiore. Se moltiplico per un numero positivo, il verso della disequazione rimane invariato. Se moltiplico per un numero negativo, il verso cambia. Da minore diventa maggiore, o da maggiore diventa minore. Lo inverto. Questa è la sola differenza tra i due principi. Il primo è identico, il secondo ha un'attenzione in più. Posto che è una disequazione qualsiasi, posso moltiplicare o dividere per un numero a destra e a sinistra del maggiore o del minore, ottenendo una disequazione equivalente a quella di partenza, ma se ciò per cui moltiplico è negativo, devo invertire il verso della disequazione. Se prima era minore diventa maggiore, viceversa, se prima era maggiore diventa minore. Quindi il primo principio, equazione e disequazione è identico. Il secondo principio, equazione e disequazione è diverso, perché nelle disequazioni devo tener conto del segno del numero per il quale moltiplico. Unica differenza. Fine della teoria delle disequazioni. Tutto qua. Torniamo alla piscina. Andiamo a tuffarci. La nostra equazione è questa. Adesso abbiamo gli strumenti per risolvere il nostro caso.
nostra equazione era 8-10 minore di 10 più 120. 8-10 minore di 3 più 120. Qui applico il primo principio e porto gli x a sinistra. Però per farlo devo cambiare il segno. 8x meno 3x minore di 120. Attenzione, qui non cambio il verso, perché portare completamente dall'altra parte significa sommare meno 3x a destra e a sinistra, non moltiplico, eh. Quindi il verso rimane uguale. 8x meno 3x fa 5x minore di 120. Qui per avere x a sinistra devo per 5, che è positivo, quindi il verso rimane uguale. 120 diviso 5 24. Se vado in piscina per meno di 24 ore mi conviene la tariffa 1. Se vado 24 ore sono identiche, C1 è uguale a C2. Se vado più di 24 ore conviene la tariffa 2. Ok? Questa risponde alla domanda: quando è che la tariffa 1 è più piccola della tariffa 2? Risposta: se il numero di ore non supera i 24. Quindi fino a 23 ore incluse pago di meno se faccio la tariffa oraria senza essere socio. Da 0 a 23 ore incluse pago di meno senza associarmi. Se vado 24 ore pago la stessa quota, sia perché quello che ho a sinistra diventa uguale a quello che ho a destra. Provare per credere. Da 25 ore incluse in su, questa diventa falsa, cioè questa è la tariffa che è più piccola. Ok? Possiamo anche fare un giochetto di questo tipo. Domande su questo? Allora, quindi cioè, la risposta è in base a x. Certo. L'esito della risposta del problema dipende da quanto è il numero di ore che vado in piscina. Vediamolo anche in questo modo. Apriamo un foglio di calcolo e costruiamo un grafico, tra mano lo facciamo, che illustra i costi delle due tariffe. In questa colonna metto la mia x, il numero di ore. In questa metto C1, tariffa numero 1. In questa colonna metto C2, la tariffa numero 2. Qui diciamo che partiamo da 10 ore e poi qui aggiungo ogni volta un'ora. Quindi prendo il contenuto della cella precedente, V3, uguale V3 più 1. Ok? Ho messo una procedura di calcolo, abbiamo già visto questo. Dopodiché punto sul, lo vedete il quadratino nero qua in basso a destra? Sì. Punto su questo, se me lo fa fare, non me lo fa fare. Come mouse adesso viene meglio, ecco, e copio. Fino a una trentina, dai, più o meno. Dopodiché qui calcolo la tariffa 1.
Quindi comincio con l'uguale perché do un'istruzione di calcolo, do una formula e prendo il numero di ore che è il B3 per asterisco il costo orario che è 8. 10 ore per 8, 80. Dopodiché anziché scriverlo 20 volte, copio questa colonna, questa cella, in tutti i posti che mi interessa fare il calcolo e lui fa il calcolo automaticamente perché aggiorna, vedete l'indirizzo è relativo, nella seconda riga non ho più B3, ho B4, lui prende la colonna a fianco, che sarà quella che sarà. Dopodiché tariffa C2, ho 3 per B3, 3 euro l'ora per il numero di ore più 120. Tutto chiaro? E anche qui vado a copiare, come lo fa fare, no, non lo fa fare, non vuole, in tutte le colonne che mi interessano. No, niente da fare. Perché? Boh. Non si sa. Vediamo se si riesce adesso. Ok. Vedete, fino a 24 la tariffa 1 è più piccola della 2. I 24 sono identiche. Ops. 192 192, oltre 24 C2 è più piccola. Meglio ancora se riusciamo a fare un grafico, evidenzio le celle che mi servono, andiamo su grafico, mettiamo grafico a dispersione, la colonna C contiene la tariffa C1, D la tariffa C2, oltre il 24 il rosso è inferiore al blu, sotto il 24 il blu, tariffa 1, è più conveniente della 2. Effetti speciali. Domande? Ah, qui possiamo anche abbellire il tutto. Ecco, possiamo dire tariffe della piscina. In X ci sono il numero di ore, in Y costo totale. Ok, e aggiunge le scritte. Poi qui possiamo anche cambiare, scusate, dati, serie di dati, la colonna C vediamo dove aggiungerlo, forse qua C1, no, perché non lo vuole, niente, come lo vedi. Volevo cambiare questa edizione, ma non fa niente.
La blu, ripeto, la tariffa 1, la rossa la tariffa 2. Conviene quella che è più sotto, che ha un costo inferiore. E come vedete, fino a 24, che corrisponde a questo rettangolo, questo quadrato, la tariffa 1 è più bassa della 2 a parità di ore. Oltre il 24, a 24 sono identiche, oltre il 24 la tariffa 2 è la più conveniente. Abbiamo capito come si risolvono le disequazioni e a che cosa servono. Prego. Tutto chiaro? Prendiamo questo esercizio. Minore, inizio la seconda, meno 6. Devo ridurre in forma normale, cioè tolgo i quadrati, quindi sviluppo quadrato primo termine, inizio la seconda, più 1 più 2x minore, inizio la seconda, meno 6x. Questa apparentemente di secondo grado, in realtà i termini di secondo grado si cancellano perché sono identici a destra e a sinistra ed uguale, e porto i termini con la x a sinistra, quindi senza x a destra, però 2x più 6x minore di meno 1. 2x più 6x fa 8x minore di meno 1. Per avere x devo dividere per 8, che è positivo, quindi la soluzione è x minore di meno 1/8. Qui, come abbiamo visto per le equazioni, possiamo o eliminare i denominatori oppure separare le frazioni multiple, che secondo me conviene. Quindi qui ho un mezzo di x meno un mezzo, più, sopratolgo la parentesi e separo la seconda frazione. Sei quarti, come ci vediamo dopo, un mezzo x meno un mezzo più tre quarti meno tre mezzi x maggiore di 2. Tengo i termini con la x a sinistra e porto gli altri a destra. Un mezzo di x meno tre mezzi di x maggiore di 2 più un mezzo meno tre quarti. Ok?
sommo un metro di nutrimenti, maggiore di 4, 2 per 4 è 8, più 2, meno 3, 1 meno 3 fa meno 2, maggiore di 10 meno 3 è 7, 2 diviso 2 fa 1, quindi ho meno x maggiore di 7 quarti, qui ho meno x. Per avere x devo moltiplicare per meno 1, quindi ottengo x minore di meno 7 quarti. Il secondo principio di equivalenza. Ho usato il secondo principio, ho moltiplicato per meno 1. Certo. Ogni volta che abbiamo meno x. Ogni volta che il coefficiente di x è negativo, dovete moltiplicare o dividere per un numero negativo, dovete invertire il verso della disequazione. È l'unica differenza rispetto alle equazioni, l'unica cosa in più di cui dovete stare attenti, il resto è identico, ok? Qualcuno vuole venire a fare gli esercizi o continuo io? Allora mi interrompo e venite voi alla lavagna.